Mattarella alla Sapienza risponde agli studenti sul cessate il fuoco a Gaza. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha partecipato all'Università La Sapienza alla celebrazione della giornata del laureato, mentre all'esterno alcuni studenti protestavano contro il genocidio a Gaza. I manifestanti hanno urlato frasi, letto un testo di una lettera al megafono, alla quale è arrivata la risposta di Mattarella. Il Capo dello Stato, dal palco dell'aula, ha risposto a chi gli chiedeva cosa pensasse di quello che avviene a Gaza. La condizione e la questione della pace in Medio Oriente è una questione che la comunità internazionale avverte con molta preoccupazione. Mattarella ha citato il suo intervento all'ONU, reiterato la richiesta di un immediato cessate il fuoco. Quello di Mattarella è un intervento in cui il capo dello Stato non si è sottratto al richiamo delle università in agitazione. Una lettera spiega: mi ha sollecitato a non includermi in quella che è stata definita la torre d'avorio del rettorato, venendo visto un cartello che mi chiedeva cosa pensassi di cosa avviene a Gaza. Non voglio lasciarla senza risposta. Richiama i suoi ripetuti interventi in occasioni significative, dal discorso all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite fino alla lettera inviata al Presidente della Repubblica israeliano. Per la nostra Repubblica, sancisce, tutte le violazioni dei diritti umani verranno contrastate. Il rispetto del diritto umanitario è nella nostra Costituzione. Il Presidente si riferisce alle sofferenze delle popolazioni civili a Gaza, ma aggiunge: vale per i ragazzi stuprati e uccisi mentre ascoltavano musica in un rave lo scorso 7 ottobre, vale per i bambini sgozzati in quell'occasione.